Eccomi qui con le entrate come una volta. Allora, oggi in questo video presento, come sapete, ogni volta che esce il numero 2 di Camus, di cui vi mostro la copertina, di cui sono orgogliosamente il realizzatore della copertina, la fotografia l'ho realizzata io, in quel di Yellowstone, bellissimo lupo grigio. Ok? Poi cominciamo con il redazionale, dove ci sono appunto i referenti. Abbiamo un bellissimo servizio sul lupo, guardate, sul lupo, ho fatto qualche foto, vi faccio vedere, così avete un'idea di come è impostata la rivista, ok, guardate, un bel servizio che ho scritto tanti anni fa, e ovviamente la rivista sapete che era uscita anche in versione online, quindi questa è la riedizione cartacea. E dopo alla fine di questo video vi darò una bella notizia, spero, per tutti coloro che magari non si possono permettere la rivista cartacea per vari motivi, insomma, può succedere, no? Ok, quindi un bel servizio sul lupo del sottoscritto, poi un bellissimo portfolio sulla Patagonia di Kenneth Parker, un nostro corrispondente americano, un fotografo americano, molto bravo, sulla Patagonia, guardate, vi faccio vedere qualche bel animale, guardate. Dopodiché bypassiamo il nostro Kenneth Parker, abbiamo un bellissimo servizio sul Parco Nazionale del Serengeti, che appunto è lo Yellowstone americano, vedete? Bellissimo tramonto tipicamente africano, un gruppo di giraffe, queste sono tutte foto del sottoscritto, ci sono anche foto di altri, non soltanto mie, sia chiaro, eh? Sia chiaro. Guardate che bello il passaggio degli gnu. Ecco qua, è stata realizzata con grande amore questa rivista. Poi abbiamo un bellissimo portfolio sulle farfalle, guardate, con uno sfondo azzurro delicato, per tutti gli amanti di questi insetti multicolori e delicati. E qui cominciano poi le rubriche, no? Appunto queste sono le rubriche che sono fisse, diciamo, di Camus. Abbiamo Taccuini naturalistici, che debutta con l'alce, guarda caso, essendo la rubrica che tengo io, appunto l'alce. Poi abbiamo la rubrica Libri DVD di Roberta Grossi, che parla del pollice del panda. Abbiamo la rubrica La meravigliosa Tracce di Alessandra Pelus, che parla della volpe comune, vedete. Poi abbiamo la rubrica di Melissa Maestri, che parla dei parchi nazionali, in questo numero in particolare come arrivare a Yellowstone, dove è Yellowstone, la storia di Yellowstone, insomma un po' di tutto per poter godersi appieno questa meraviglia naturalistica del Nord America. Poi abbiamo la rubrica Salviamoli di Eleonora Gatto, cioè gli animali che sono a rischio di estinzione e per cui tendiamo a sensibilizzare i lettori e tutti gli appassionati della natura appunto in maniera tale che possano adoperarsi per proteggerlo. In Lucis in fondo abbiamo la rubrica Leggende indiane di Marica Rossi, dove ogni volta noi narreremo una leggenda indiana e scegliendo una bellissima immagine tipicamente indiana. Poi vedete il prossimo numero, che come vi ho già detto ampiamente quando ho presentato il numero 1, uscirà il 15 di gennaio. La bella notizia che vi volevo dare è che dal 2020, cioè a partire dall'anno prossimo proprio, adesso non vi so dire esattamente perché l'editore me lo ha comunicato nei giorni scorsi, dobbiamo ancora, diciamo, sistemare un po' le cose, a partire da gennaio, più tardi febbraio-marzo, quindi comunque i primi tre mesi del 2020, la rivista Camus andrà su Play Store di Google e su App Store di iOS di Apple. Per cui se uno non ha la possibilità di permettersi la cartacea perché appunto costa 12 euro, perché ovviamente essendo distribuita soltanto in librerie specializzate e soltanto online, non avendo la distribuzione nelle edicole, i costi purtroppo sono piuttosto alti, anche se non vi nascondo che questa è una rivista stampata su grande carta di qualità, a grande qualità visiva, quindi insomma è più una rivista libro che una rivista. Comunque al di là di questo, noi vedremo di fare in modo tale che la versione
digitale, appunto, che potrete sfogliarvi sul vostro Mac, sul vostro tablet, sui vostri smartphone, dove volete, insomma, costerà poco. Vedremo di fare un prezzo, io mi sto battendo perché venga appunto venduta a un prezzo veramente irrisorio, perché voglio che tutti possano godere di Camuso. Quindi, signori, vi ringrazio. Questo è il numero 2, uscito da pochi giorni, perché è uscito il 15 novembre. E vi do appuntamento, come sempre, al 15 gennaio o qualche giorno dopo per il numero 3 di Camus. Ciao a tutti, buona giornata!